E questa è la cosa brutta di Naruto, che loro si stanno letteralmente uccidendo per il posto fisso! Eccetto caverna di Platone. Da dove esce questa cosa? Allora direi che è arrivato il momento di guardarci questo fantastico video di Sommo Buta del 2016 sul finale di Bleach. Sei contento di vederlo? Assolutamente. Il titolo Bleach, la fine, perché il finale del manga è la morte del Battle Shonen. Io questo video l'ho già visto. Allora, io parto da un Non l'hai mai presupposto. visto. Non ho mai visto il video. E non hai mai visto il finale di Bleach. No, so che fanno i figli, cose, quello l'ho letto. Ok. Ma non mi ricordo niente. Mi ricordo la battaglia con Ikuak. La battaglia finale con Ikuak, che poi Yavè, chiaramente. Ma non mi ricordo che cos'altro succede. Vai che lo distruggiamo. No, com'era battaglia, sono due. È finito Bleach. Siamo tutti disperati. Questo è già un audio di merda. Poi filtrato dal microfono, senza passare dall'audio del desktop. Ciao proprio! Un abbraccio! Mam. Ma è imbazzuto! Cioè, ha sparato la bottiglia, festa, no? Magari è sta tizzone che ha tizzato fuori, no? Ma che sta succedendo? Ma sei buono, insomma, buu! Ai ai, caramba, guarda qua, finito Bleach, festa e musica nelle piazze, uzi, zitto Ma apposta. questa è tipo una comunione che lui è andato a riprendere. Bravo, esatto, palesemente una festa dove lui C'è era stato un presente. tempo in cui One Piece. Ma che sei proprio lì? No, sono sorpreso perché ho visto i video vecchi che si successo. Ok. Poi pensavo, vabbè, lì, guarda come sta No, mi bello. sta Ma tirato. sta proprio alla grande. Top. Naruto e Bleach rappresentavano i tre pilastri su cui Weekly Shonen Jump, ovvero la rivista fumettistica di punta di casa Shueisha, fondava il suo impero economico. Poi quel tempo è finito. Naruto si è concluso impietosamente con una guerra totale, tombale, scandita da tre nemici finali farlocchi che hanno portato uno scontro tra Naruto e Sasuke completamente primordiale. No, allora il problema di Naruto, secondo me, è uno solo. Il fatto che questo è Ma Kishimoto convinto che questo per finire bene prende l'impiego statale. Cioè, fra, ma che palla, che noia è! Che Naruto diventa un genitore di merda scassacazzo che sa fare il kart! Ma che noia è! Al tuo posto. Ma è proprio una noia! E questa è la cosa brutta di Naruto, che loro si stanno letteralmente uccidendo per il posto fisso! Si stanno uccidendo per il posto fisso! Naruto è impiegato delle poste! Ma che cazzo stai capendo, Kishimoto? Era il suo sogno. Ah, vabbè, Voleva allora. diventare postino. Postino voleva diventare? Io credo in te, nel cuore mio postino. La raccomandata, anch'io farò. Attento al peso, però, se cedi un po', io sai che fo', te la rincaro del 10%. Per quanto riguarda One Piece, beh, in una recente Zalone. intervista, Leiichiro Sensei ha dichiarato che One Piece è al 65%. Nel 2016 Ok. sta morire Vindun. Ha detto ma gradi cinghiali. E a che percentuale siamo dopo 5 anni? Siamo ancora al 65. Sono soltanto al 70% della mia potenza. Ma chi è? Toguro! Ma chi è Shinoda Sensei? Toguro! Quindi non finirà mai. E Bleach è finito oggi. E siamo davvero tutti tristi. Quindi ha letto le scan? Non è arrivato 6 mesi dopo. Le scan? Ancora festeggiamo. Basta sta cagata! Vabbè. Ma poi se, ma perché? Ok, vabbè, ma poi proprio fuochi belli anche. È finito Bleach, ok. Io me lo ricordo un mio amico Roberto che più di 10 anni fa mi venne vicino e mi disse: Angelo, tu questo fumetto te lo devi leggere. È figo, c'ha le copertine coi titoli in latino, Bonazze con le tette grosse e Spartanian Super Saiyan immortali. Grazie, Fra, proverò. proverò. È successa la stessa identica cosa pure a me. Vero?
Un amico che è venuto e ha detto leggi Bleach. Ho fatto Bleach, io già lo conoscevo perché insomma vabbè, famoso. Sì, era famoso, lo conoscevo, famoso. Però non avevo voglia di leggerlo, non mi diceva niente. È troppo bello, vuoi farlo leggere, troppo bello. Tanto che hai fatto, tanto che fece, alla fine l'ho iniziato a recuperare. E mi ha fatto. Vabbè, t'ha fatto fissimo. M'ha fatto. Se sapevi prima. Fatto. Ero, insomma, ero innocente. Erano comunque gli anni. 2000. Gli anni, che anni? 2000. Gli anni d'oro del grande Real. No, 2009. 2009, perfetto. Che anni erano? 2009. Quell'amico era Domenico? No. Assolutamente. Quell'amico era Fabio Meglia. Nemmeno. No, un amico che non conoscete. Vabbè, un amico extra amico. Vabbè, comunque, bravo ragazzo. Quell'amico era Nobu Urasawa. Sì. Era Nobu Urasawa. Che stai a dire? Là, distruzzo, ha mutato, e che si può dire? Distruzzo. Il mio amico Roberto aveva ragione. Bleach, almeno fino a un certo punto della storia, era davvero interessante. Il tratto di Kubo era accattivante, la sua regia, soprattutto nei combattimenti, era molto dinamica, i colpi di scena erano piazzati nei momenti giusti e il character design, diciamolo, tirava cinquine alla quasi totalità dei fumetti made in Nippolandia. Insomma, diciamolo, Bleach era un signor manga. Probabilmente, anzi sicuramente, ancor più di Naruto e One Piece, Bleach era l'unico vero erede del Battershone degli anni 90. Tante mazzate, tanti scontri, sostenuti però da un plot solido e per nulla banale. Almeno fino a un certo punto della storia. Non stupisce quindi che Bleach, sempre fino a un certo punto, abbia riscosso un meritatissimo successo. Anime... i giocattoli, la musica che c'era negli le anime, canzoni negli anime era stupendo. Toriyama che praticamente quando Tite Kubo voleva mollare, cioè, Toriyama gli scrisse la lettera, cioè, tu devi continuare, cioè stiamo capendo. Toriyama sicuramente ha parlato con Oda, sicuramente ha parlato con Kishimoto. Ma Toriyama ha scritto la lettera a Tite Kubo, ha detto tu non puoi finire. Stiamo capendo che cosa era Bleach. Ma è un meme. Non stiamo capendo che cosa era Bleach. E la cosa, paradossalmente, è strana perché all'inizio questo Bleach di questo giovanotto di nome Noriaki Kubo, che però preferisce farsi chiamare Tite, Tite, ancora non ho capito dopo 6.000 anni come si pronuncia, nessuno... Tipo c'è sotto, sai, quando parlano gli adulti nei Peanuts? Sì, però fa contrasto con lui che parla. Chi? Okay. Lo inculava e me lo distriscio. D'altra parte la storia è nota, dopo aver sospeso e bloccato la sua primissima serializzazione, Zombie Powder. È arrivato pure da noi. Lo fecero pure stampare da noi. Sì, ormai siamo manga prima di Bleach, bocca a te. Una chiavara, cacata. Perché in pratica il giovane Noriaki non riusciva a sopportare la pressione del lavoro di professionista. E perché stanno i dati di vendita, nessuno se lo leggeva. Kubo decide di serializzare un nuovo manga, Bleach. C'è un problema. I capitoli iniziali sembrano la versione 2.0, o peggio, la brutta copia di Yu degli Spettri. E ai lettori questo non piace. Così Bleach scivola rapidamente nelle posizioni più basse del top. Per quei quattro stronzi che non sanno cos'è il TOC, è la classifica di gradimento dei fumetti su Shonen Jump decisa dagli stessi lettori. Tite Kubo è sull'orlo di una nuova crisi di nervi. Vuole abbandonare la sua nuova opera, lasciare la posizione di mangaka e applicarsi seriamente alla sua grande passione, nonché alla professione che ama per davvero. L'imbianchino. The Heart. Il cuore. The Heart. La pagina bianca. Solo che riceve una lettera di Akira. Okay, ci anticipa, abbiamo anticipato. Akira Toriyama, che lo spo. Ciao, Tite Kubo, questa sera. Abbiamo... questa è Daniele Filippi. Ma Daniele Filippi, stasera ti abbiamo invitato qui perché c'è una persona che ti vuole parlare. Chi è questa persona? Questa persona è Akira Toriyama. Adesso possiamo aprire la busta. Poi ci penso. A non mollare, andare avanti e tirare fuori il meglio di sé. Tite Kubo cambia così rapidamente registro creativo, lascia perdere le avventure spirituali di Ichigo e Rukia, introduce nuovi nemici e amici, nuovi avversari, nuovi mondi spirituali.
Arrivano i Quincy, fanno la loro entrata in scena agli Shinigami di alto livello, ma soprattutto si aprono le porte della Soul Society. Ora, io lo so che molti di voi hanno aperto questo video contando sul fatto che avrei sparato a zero su Bleach, che avrei detto le peggio cose e che avrei dato fuoco a un qualche volume dell'opera di Kubo. Bellissimo. Don't try this at home, eccetto Caverna di Platone. Da dove esce questa cosa? Da dove esce questa cosa? Sinusso è tu quasi fatto. Ma mi posso dire, non mi ricordo un cazzo. Naturalmente. La verità. E non è cambiato niente. Esatto. Non è cambiato. Dal 2016 a oggi sono solo diventato più magro con più fumetti. Bene. Più magro? Oh. Ti vedi più magro di quello? Wow, prima eri più piatto. Puoi metterci un altro? Ma sempre a mettere il dito. Eccetto Caverna di Platone, naturalmente. Ti vedi più magro? Ma sì, direi di sì. Ma sì, fra. Oh, ma rispetto a prima, sì, non rompere i coglioni. Ma sì, io sì. Ragazzi, voi? Ciao, te esprimetevi. No, sono chiatto. No, sono chiatto lo stesso adesso. Cioè, sono sempre chiatto lo stesso. Però prima, cioè, un po' di più, chiaramente. Uguale, identico, va bene, Diamond Dave. Vai, silenziato, 10 minuti, ciao. Vai. Uguale, Soldier. Vabbè, Soldier, silenziato, 10 minuti, ciao. Prima eri più... dimagrito di 0.5 grammi. Ma che geloso, ma che geloso di cosa? Va bene, punta, silenziato. Sei un cretino. Ma sono dei geloso. Ma geloso di cosa? Cosa può essere geloso? Con più capelli sicuramente prima, inevitabile. Uguale, San Furfa, molto bene, silenziato, vai, affanculo, vai, affanculo. In realtà questa era una scusa per fare... Come sempre. Sei più selvaggio, Chiulionis. Sei uno degli ultimi personaggi di Araki, a posto, perfetto. Dove eri? Cosa? C'è Shrek 2 in televisione. Stai guardando Shrek 2? Beh, pure bellissimo. Ti ha abbandonato per guardare Shrek 2. Ho lasciato un degno sostituto. Guarda che bello. È apparso, l'hai visto? Sì, sì, ho visto. Sono sincerato, almeno che sta bene. No, ha detto. Sto guardando Shrek 2. Shrek 2. Ha detto, wow, voglio sta Shrek 2. Sta Shrek 2, non si può sbagliare. Vabbè, andiamo avanti con la reaction. La verità, invece, è diversa. Il senso che prevale in me oggi, al netto dell'intro assolutamente goliardica, è la tristezza. Perché se leggi un capitolo come il 683 in cui Aizen fotte Iowa con l'Almighty, oppure il capitolo 679 dove c'è un lavoro di regia e sceneggiatura impeccabile, viene assalito da una tristezza infinita. E capisci che Kubo, la cancellazione della serie, se l'è meritata a pieno titolo. Non fate mai l'errore madornale di rileggere Bleach da capo e tutto in una volta, perché anche voi, e sono sicurissimo di questo, sarete assaliti da questo sentimento di tristezza, da questa malinconia mista a sconforto tipica delle giornate uggiose di pioggia. Se rileggerete Bleach nella sua interezza, arriverete a capire come si sentiva il falso Zangetsu nel mondo interiore di Ichigo, perché a un certo punto in avanti, ovvero dalla saga degli spade dell'Ueco Mundo, Kubo inizia a soffrire di una sorta di megalomania tipica dei villain che disegna, abbandonando quella che era l'essenzialità propria della Soul Society per sfociare in un tripudio di... Bravo Sommo Buzz, è venuto a scriverlo, madonna, che audio di merda, hai detto proprio bene. I combattimenti superflui e anche inutili, perché sì, a colpi di chi ce l'ha più duro, chi ce l'ha più grosso e a colpi di chi sfoggia il power up più tamarro. Io ho il coltello nero con la lama argentata e io ho la spazzola gialla con i denti frastagliati che forcano il tuo coltello nero con la lama argentata. Allora io sfoderò il mio bankai trasformando il mio coltello nero con la lama argentata in un simpatico cucchiaio argentato in grado di piegare i denti frastagliati della tua spazzola. E allora mi trasformo in Super Saiyan! E io mi trasformo in Super Saiyan 2! E io nel 3! E io nel 4! No, aspetta, il 4 è non canonico! Allora...
Allora mi trasformo in Super Saiyan Blue di Dragon Ball Super. Oh, e io allora ti rispondo con specchio riflesso, ucciditi nel cesso. Ucciditi nel cesso. Cesso non sono e ti ammazzo lo stesso. Morto. Nel cesso. Si è impegnato insomma per fare questa gag, eh? Guarda sto bastardo, come cazzo mi ha sconfitto bene, maledizione. Ora adesso che cosa mi invento? La mia contromossa allora è Naruto! Ah, no! Naruto no! Ah! In genere a questo punto entra in scena un terzo tipo random che imbruttisce gli altri due con un superpotere altrettanto random, giusto per sparigliare le carte in tavola. Il potere del terzo tizio random è quello di riprendere i coglioni e sputtanarli caricando i video delle loro idiozie su YouTube. Ma perché ho cominciato a leggere sta merda? Perché te l'ha consigliato un tuo caro amico. È lo stesso amico. Uguale, però. Uguale. Io me lo ricordo, il mio amico Roberto, che più di 10 anni fa mi venne... No, stavamo capendo una cosa. Vicino mi disse: Angelo, tu questo fumetto te lo devi leggere. Ma abbiamo già visto. È figo, c'ha le copertine coi titoli in latino, Bonazze con le tette grosse e Spartanian Super Saiyan immortali. Col cazzo! Ah. Pure l'animazione. Come vorrei che le cose fossero andate veramente così. La verità è che sarebbe stato davvero un giocare facile facendo un video incentrato interamente su tutte quelle che sono diventate le brutture di Bleach nel corso degli anni. Ma io non voglio farlo, perché al netto di tutto, nel bene e nel male, Bleach è stato un fumetto che ha fatto parte del nostro immaginario collettivo per tanti e tanti anni. E quindi, al di là delle brutture, al di là delle stronzate, al di là dei power up a caso o dei nemici che hanno sofferto della famigerata sindrome di Hawa Sakura, Bleach ci ha regalato anche dei momenti bellissimi. Ed è proprio questo che voglio ricordare io, perché Zaraki Kenpachi, il prototipo dello Spartano Super Saiyan, è diventato nel corso degli anni una vera e propria icona, perché Byakuya Kuchiki col suo senso dell'onore ci ha insegnato che le regole della società in cui viviamo vanno rispettate e non importa a quale prezzo. Perché Ichigo Kurosaki col suo essere mezzo Shinigami, mezzo Quincy, mezzo Arranca... Guarda, mi ha mosso il fatto che gli si tiene tutti i poteri. Ma che noia è questa? Ma com'è possibile? Ma proprio un'idea più intelligente. Non gli poteva uscire fuori a questo. Cioè, trovi bello che questo per diventare sempre più forte diventa tutto. A un certo punto diventa proprio Fullbringer. Cioè, Fullbringer conosciuto per non avere i poteri. Isden, pure i non poteri. Tiene pure non avere i poteri. Eia. Ma veramente? Mezzo Baisa, mezzo spada, mezzo demone, mezzo uomo, mezzo tutto. Con le sue evoluzioni è stato l'antesignano di tutti i Pokémon. Perché i Bankai ci hanno fomentato e i Sero degli Spada ci hanno emozionato. Perché Kurahara Kisuke con quel cazzo di cappello bianco e verde ci ha fatto spendere a tutti, e sottolinea a tutti, 10 euro alla fine del fumetto per comprarcelo. Perché il colpo di scena di Aizen alla fine della saga della Soul Society, ma anche quello di Zangetsu, che in realtà è il potere latente del lato Quincy di Ichigo, ci ha fatto gridare: vaffanculo Tite Kubo, ma perché lo scrivi sempre così divinamente? Perché? Perché i combattimenti di Zaraki Kenpachi sono sempre i più belli. Perché Stark era chiaramente ispirato a Jon Snow, teneva pure i lupi bianchi, e pur sapendo che era destinato a fare una palese
brutta fine nel brevissimo combattimento contro Kyoratu, ho tifato spudoratamente per lui e sto ancora aspettando che la strega rossa lo resusciti, perché Barragan è stato probabilmente il villain più figo di tutto Bleach, anche più di Aizen, che comunque rimane un figo da paura e rimane nell'Olimpo degli indistruttibili assieme al già citato Hawa Sakura. Perché uno Hana primo Kenpachi è stato uno dei colpi di scena più di tutto Bleach, perché Turn Back the Pendulum è stato uno dei flashback più cazzuti mai visti in un manga, perché Iwak è Gold Roger dopo che è morto lasciando il One Piece a disposizione del mondo intero, e grazie al cazzo che una volta schiattato nell'altro mondo non si sarebbe incattivito, no, mi sarei incazzato pure io, perché poi no, dopo aver lasciato tutto quel popolo di roba a tutta quella gente di One Piece che sono 15 anni che nessuno si riesce ad arrivare a quel cazzo di terra di merda, ecco, per tutti qui impazzito, questi e tanti altri motivi, per tutti i momenti di fomento e ignoranza, ma soprattutto per avermi comunque nel bene o nel male intrattenuto per tanti e tanti anni, posso dire solamente una cosa: grazie di cuore Tite Kubo, ora finalmente puoi dedicarti a fare l'imbianchino. Ok. Prima di lasciarvi andare, rimanendo qui nello sfondo bianco cubo, fatemi dire almeno un paio di cose serie. Ora che Bleach è finito, possiamo dire che il battle shonen classico, ovvero quello della Golden Age, stile anni 80 e anni 90, è definitivamente concluso. Bleach infatti era probabilmente l'ultimo brandello del battle shonen a cui eravamo abituati da bambini ed era probabilmente l'ultimo e l'unico che in un certo qual modo ancora si atteneva alla formula della pagina perfetta. Per quelli che non lo sanno, secondo il canone classico del manga di azione, un fumetto, o quantomeno uno shonen, soprattutto un battle shonen, doveva presentare delle tavole leggibili in un tempo quantificabile tra i 3 e i 15 secondi. A regola aurea vera, è molto interessante questo. Oltre questa tempistica, lo shonen diventava altro. Oggigiorno ci sono manga che rimangono ancora nel solco di questa tradizione, come dire, classica, sebbene comunque la lettura delle tavole dei singoli capitoli richiedano molto di più di quei 15 secondi canonici. Già solo voler scomodare roba come Fairy Tail, My Hero Academia o The Seven Deadly Sins, capiamo che ormai, e già da molto tempo, siamo entrati in un modo nuovo di fare battle shonen. E questo senza tirare in ballo Hunter x Hunter oppure One Piece, le cui tavole strapiene di dialoghi, discussioni e talvolta veri e propri wall of text. Mamma mia, quando acchiappanderando, quando sta bene, Togashi, oh no, vai, forse è meglio quando sta male. Rappresentano ormai la pietra finale, totale, tombale sul modo canonico di fare shonen. Bleach poteva essere... E invece è arrivato Demon Slayer. Tutto scemo, tutto mazzato, basta. Non lo potevi sapere 5 anni fa. È davvero l'ultimo vero battle shonen classico. Addirittura da un certo punto di vista poteva essere il battle shonen perfetto e definitivo della nuova generazione. Ma così non è stato. E per questo io lo odio. Tite Kubo, davvero. Ok. Ah, poi finisce questo video. Aspetta, che poi si torna qua. Aspetta. Poi lo bruci? Veramente? Sicuro. Vediamo. Sta già prendendo fuoco. Oh, davvero mi sto dando fuoco. Ha satanato. Ok. È stato un bel video. Che ma, se, no, sì, titubante un audio un po' fastidioso, ma un audio da distruggere. Mettiamo like intanto. È arrivata il carico? sembra una registrazione. Sì, è molto strano. Un rumore sotto tipo... Accendiamo la registrazione. Accendiamo. Dei fuochi d'artificio. Proprio strano. Io devo dire la verità. Non mi ricordo proprio niente. Niente di più.
Thank you.